adesso quello che sta succedendo adesso è che non tanto per adesso per quanto riguarda i libri, ma per la musica, per il cinema, eccetera, eccetera, la grandissima diffusione di internet sta di fatto mettendo in crisi tutta la logica del diritto d'autore. Stanno succedendo delle cose molto, molto grosse, molto complicate a questo livello. Chiaramente, una volta chi incideva un disco e vendeva milioni di copie guadagnava una grande quantità di soldi, anche la sua casa discografica guadagnava molti soldi. Adesso, se la gente scarica la musica gratis, che tutto questo meccanismo, l'industria discografica, salta, l'industria discografica è in crisi da anni proprio per questo motivo. Adesso ci sono tutta una serie di meccanismi, tentativi di correzione di questa cosa. Però è anche ovvio che se la creatività degli artisti non viene in qualche modo remunerata, si creano poi tutta una serie di conseguenze. Poi io non so se sia meglio o se sia peggio, però sono delle cose sulle quali vale la pena di riflettere. Sui libri tutto questo non è ancora successo, e non so come e quando succederà, per un motivo abbastanza semplice, che alla fine leggere un libro sulla carta, almeno per il momento, o leggerlo sullo schermo di un computer, non c'è paragone. Cioè io questo libro qua lo posso leggere per terra, non mi succede niente, ci posso rovesciare sopra l'acqua e me lo posso leggere ancora. Questo, se qualcuno me lo butta per terra, e già questo non è un personal computer, è un affare fatto apposta per portarlo in giro, se ce lo esce sul caffè non sono contento. Questo affare qua, se lo porto in spiaggia, a parte che probabilmente faccio fatica a leggere perché c'è il riflesso del sole, la sabbia magari gli entra dentro e poi mi si scarica la batteria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per il momento questo ha ancora un qualche vantaggio. Probabilmente tra poco sarà sempre meno vantaggio, perché questi affarini qua diventano progressivamente migliori. E quindi tutto questo sta portando a tutta una serie di cambiamenti. Un altro grosso cambiamento che sta succedendo è che i signori di Google, per esempio, hanno deciso in qualche misura di scantonare la legge del diritto d'autore, hanno iniziato a scansire milioni di libri. Loro dicono che lo fanno per il bene dell'umanità, per mettere a disposizione di tutti il patrimonio librario del mondo intero. Quando gli autori e gli editori gli hanno detto: ma scusate, adesso noi che cosa ci stiamo qui a fare? Cioè, ci state portando via tutto il nostro patrimonio, cioè il patrimonio del lavoro nostro di anni, stanno prendendo un accordo tra gli editori e gli autori americani e Google per cercare in qualche misura di regolarizzare la situazione. Però tutto questo sicuramente sta portando dei cambiamenti giganteschi. Cioè, se voi vi potete trovare, teoricamente questo era l'obiettivo di Google, voi vi potete trovare su internet, il che adesso vuol dire qua sopra e vuol dire qua sopra, tutti i libri che ci sono in tutte le biblioteche americane, la situazione per i libri forse un pochino cambia. Allora, questo è un altro elemento sul quale quelli che si occupano di libri, ma in generale quelli che si occupano di comunicazione, devono in qualche misura riflettere. Per adesso non ho ancora risposto a quello che mi ha chiesto Stefano, cioè di raccontare brevemente alcuni aspetti di quella che è stata la storia dell'editoria italiana e anche mondiale degli ultimi anni. Vado per cenni molto brevi. Ovviamente, come tutte le attività, l'editoria nasce semi-artigianalmente all'inizio, tenendo presente una cosa, che una delle prime cose che fa Gutenberg è fallire, cosa che fanno regolarmente quasi tutti gli editori in tutto il mondo, che è o fallire o farsi comprare da un altro prima o poi. Quindi Gutenberg, il primo editore, quello che fa una cosa geniale, la prima Bibbia, caratteri mobili, eccetera, eccetera, è anche il primo editore che fallisce quasi subito, credo che non è arrivato neanche alla fine della Bibbia. Dopodiché, diciamo che all'inizio sono sostanzialmente delle botteghe, pian pianino si sviluppano e si mettono appunto anche delle tecniche, non solo per fabbricare i libri, per stampare i libri, ma soprattutto per venderli, perché il difficile, ho scoperto faticosamente nel corso degli anni, non è
fare un libro, scriverlo o stamparlo, è difficile venderlo. C'è una frase che ha detto Ballard, che dice: qualunque deficiente può scrivere un libro, per venderlo ci vuole un genio. Quindi se voi guardate a questo aspetto dell'editoria, cioè non solo scrivere e stampare i libri ma venderli, scoprite che alcune delle tecniche che vengono usate oggi erano usate già ai tempi di Pietro Aretino. Pietro Aretino e i suoi editori, tipografi, avevano già inventato per certi aspetti il marketing dei libri, cioè creavano dei, come si fa adesso, dei finti scandali e la gente correva a comprare i libri, esattamente come fa Belen in questi giorni quando si fa baciare sulla Torre Eiffel con Corona. Quindi diciamo così che ci sono alcuni elementi forti nel lavoro editoriale, nel lavoro di un editore. Primo, ovviamente, è una linea editoriale, un progetto culturale, che poi può anche essere vendere libracci a poco prezzo pieni di sesso e violenza. Anche questo è un progetto culturale. Il progetto culturale non è soltanto fare le edizioni critiche del Bembo, è anche fare cultura nel senso più ampio del termine. Quindi, diciamo, un'idea, c'è un pezzo che non vi rileggo, abbastanza divertente, di Valentino Bompiani, che descrive i vari tipi di editore che ci sono, perché accanto all'evoluzione storica c'è anche una differenziazione interna ai vari editori. Ci sono case editrici più piccole, case editrici più grandi, case editrici in qualche modo che fanno libri molto diversi. In Garzanti faccio tantissimi tipi di libri, non faccio tutti, ho una collana di narrativa con uno spettro molto ampio, però per esempio non faccio fantasy, o molto difficilmente faccio fantasy o fantascienza. Ho delle collane di saggistica, ma non faccio della saggistica molto leggera, perché non rientra nella tradizione della casa editrice. Non faccio manualistica, faccio i classici, certi tipi di classici, certi altri non li faccio. Quindi ogni casa editrice, anche quelle grandi, fa delle scelte, esclude. Le case editrici si caratterizzano molto spesso più per quello che rifiutano che per quello che pubblicano. Ci sono case editrici che si specializzano in settori diversi. Le case editrici che fanno libri di guide di viaggio tipo Touring o Lonely Planet o Rough Guide, oppure che si dedicano a settori specifici tipo lo spettacolo o management, l'economia, eccetera, eccetera. Questa è una caratteristica che le case editrici hanno da tempo. Per esempio, in Italia l'editoria ha avuto uno sviluppo abbastanza lento rispetto ad altri paesi per ragioni storiche che ancora in parte scontiamo. Punto primo, era un paese scarsamente alfabetizzato rispetto alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra. Punto secondo, accennavo prima alla rivoluzione protestante, non c'è stata la rivoluzione protestante che ti dice tu ti devi tenere la Bibbia in casa e leggertela. In Italia, paese cattolico, tu vai la domenica e senti il parroco, il prete che ti spiega che cosa c'è scritto. Non te lo vai a leggere da solo. Non. Punto terzo, l'Italia era un paese molto frammentato fino al 1861, e quindi fare circolare le merci, i libri, eccetera, eccetera, era molto difficile, molto complicato. Tanto è vero che alcuni tra i primi editori arrivano dai paesi nordici e fanno un'editoria specializzata. Oepli, che è una grande dinastia di editori, che hanno quella che credo sia la più bella libreria italiana a Milano, cioè dei signori che vengono dalla Svizzera e cominciano a produrre libri che devono servire agli italiani come manuali per imparare i vari mestieri. Il libro più celebre forse della Cadetice è il manuale dell'ingegnere, con dentro tutte le cose che un ingegnere deve avere a portata di mano se deve costruire i ponti o costruire una casa o qualunque cosa debba fare. Quindi questa idea di avere un'editoria specializzata è un'idea che c'è quasi dall'inizio della storia del libro.